siamo a Game Freak 2015. Vedrete un po' di tremolore. Tremolore? Perché purtroppo dobbiamo tenere la camera con la zampa. Oggi è mobile. Con la mia zampa. La tua, perché le mie sono un po' impegnate. Stiamo giocando a Rise of the Tomb Raider. Tra l'altro con il pet di Halo. Sì, 5. Esatto. Va bene. Allora, ci troviamo in Siria. Ho letto Siria, giusto? Sì, hai letto bene. Ok. Che purtroppo in questo preciso istante è devastato dalla guerra. Sì. Quindi non so quanto veritiera possa essere la Siria che stiamo vedendo in questo momento nel gameplay. In questo preciso istante Lara ha appena preso... Sapete quelli che vi danno in discoteca che rompete? Sono quelli? Sì, sono esattamente quelli. Luminosi però, perché ci vi danno in discoteca caca. Se rompete uno può anche rompere il bicchiere, ma non è quello che no. Ci hanno guarda mandato adesso, eh. Allora, che paura! Va bene. Allora, siamo in una grotta buia, molto 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 buia. Lei ha questo scorpioni. Di scorpioni, sì. Scorpioni che ci saltano addosso. Scorpioni che non ci saltano addosso perché sono morti. Esatto. Scusa, aspetta che mi alzo un attimo perché. Ok. Allora, siamo in un cunicolo. In un cunicolo. Siamo usciti dal cunicolo. Appena uscita dal cunicolo abbiamo Lara a quattro zampe. Non stiamo facendo l'anteprima al buio di un porno, Così per dire. Però lei era quattro zampe, scusa. Comunque. No. Cadono cose spuntonate. Delle cose spuntonate. Questa Lara mi sembra un po' plasticosa in questo preciso istante, ma anche prima ho avuto quella sensazione. Questo ambiente che è molto umido e bagnato sa proprio di plastica. Il problema è che ci sono là. Cioè gli si è avvolto attorno al piede una cosa perfetta, precisa tra l'altro. Una trappola, guarda, della sua misura, una cavigliera della esatto. Sua misura. Dai Lara, adesso stiamo nuotando in un cunicolo dove ci sono galleggianti, ossa umane, sì. Casse toraciche. Sono sempre ossa umane anche. Stavo specificando che tipo di ossa umane. Okay. Le casse toraciche. L'angolo dell'anatomista, le casse toraciche, il femore. La cosa che mi disturba un pochettino, se ci fai caso, sì, è che la maglietta ha sempre le stesse pieghe, non importa cosa faccia lei. E due o tre pieghe io gliele avrei messe così, È un po' guidato, se ci fai caso. Sì. Dove è bianco vuol dire che dovete saltare, quindi... Non è un'impresa impossibile capire dove sì, andare. Sì, diciamo che come un po' nei vecchi Tomb Raider, quando c'è la sporgenza, un pezzo della sporgenza... No! Gli si è infilata una cosa nella giugulare. Povera! Una cosa lancia nella giugulare. Sto dicendo, perché mi ha interrotta, ci sono come se fossero dei graffi bianchi. Lì viene quindi indicato dove dovete andare, insomma. A enigmi come siamo messi? A enigmi siamo messi, devo dire, piuttosto bene. Adesso che io sappia, ad esempio, che devo andare qui e far scendere un po' d'acqua è frutto di 5 minuti di frustrazione nella sessione precedente. Ok. L'unica cosa che non dà quella sensazione che dovrebbe è sono un po' le animazioni. Ok. Non quelle facciali, se ci fai caso, sono fatte abbastanza bene, sì, vero. Sto cercando di fargliela vedere, ma lei si gira, è un po' timida. Esatto. Ah, nega! Mi cadrà il braccio prestissimo. Cercherò di fare più alla svelta possibile. Grazie. Figurati. Molto gentile. Adesso? E adesso allaghiamo tutto. Credo che sia la missione dell'allagamento, perché ogni 3x2 lei è dentro nell'acqua. Tra l'altro i pantaloni bagnati danno proprio quell'effetto sulle pelle. Come se avesse... Vabbè, il suo culo è in primo piano in continuazione, tra l'altro. Non so se hai notato. Se la vecchia Lara era non sessualizzata, questa... Cioè, questi primi piani... Anche perché con le tette a punta non può essere sessualizzato. Abbiamo dei primi piani del fondo schiena abbastanza dettagliati, insomma. E una costante maglietta bagnata, tu ci fai caso. I capelli si asciugano più velocemente della maglietta, nella vita non è così.
Ora stiamo aprendo una tomba vuota. Che sfiga, dice Lara adesso. Mannaggia. E mo come famo? Sì. Ho preso questo accento nuovo. I brutti ceffi. Cosa faccio? Guarda adesso che idea geniale. Secondo te cosa ha fatto? Si è nascosta. Dove? Sul soffitto. No. Non so come ha fatto. No. È molto più easy di così, non ti preoccupare. Dietro una colonna. No, nemmeno. Si è finta una corda. Io voglio andare a casa, non la sopporto più. Dentro la tomba. Mi sembrava di aver visto un gatto, infatti. Funziona così, lei ha aperto la tomba era vuota, poi improvvisamente dei ceffi si sono calati, dei brutti ceffi, tutti vestiti in assetto da antisommossa, da fatta, eccolo! E loro si calano giù con queste corde, uno di questi ha le stigmati, lei si nasconde all'interno della tombola. La trovano? E lei? La pistola e lui dice, ti prego, io sono qua con tutta una squadra, da sola con la pistola. La pelle è un po' artificiale, insomma. Sembra un po' da vicino, se vedi, sembrano molto realistici. Poi il movimento quando si muove è variabile. Fa un po' di Museo delle Cere. Ha fatto esplodere tutto! Ammazzali! Mi fa male il braccio! È quasi finita! Fammi fede! Anche questo pezzo non mi fedo. Una cutscene. Corri, salta, aggrappati. Aggrappa, corriti. Guarda adesso, se fai caso la grafica delle. L'acqua è bellissima. La grafica delle cutscene è un tantino superiore. Sì, la grafica delle cutscene è assolutamente superiore. E i pantaloni sono sempre bagnati, non si è capito questo fenomeno. Cosa stai facendo? Stavo guardando le cere. Facciamo che salutiamo, perché qui mi sembra che il degenero è dietro l'angolo. Ciao a tutti, iscrivetevi al canale, tanta princess per tutti. Perché c'erano gli amici di Wagner, quindi, però tanta princess per tutti. No, è un po' brutto. Ciao. Mi sa, ciao.